Si è concluso questa mattina a Palermo l'iter di riconoscimento dei distretti produttivi siciliani. Oltre alla presenza dell'assessore alle attività produttive Mimmo Turano, anche quella di Carmelo Frittitta, dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive, e Aldo Brancato, dirigente del servizio ZES, e altri interventi agevolati. Oltre a consegnare i decreti di riconoscimento, l'assessore regionale Mimmo Turano ha anche presentato la nuova geografia e distribuzione su tutta l'isola. I distretti produttivi, che vedono la luce nel 2015 e che sono in totale 13, vennero infatti istituiti dalla regione siciliana con l'obiettivo di far lavorare le filiere produttive per i sistemi integrati in grado di darsi una programmazione a livello territoriale. Ascoltiamo l'intervista all'assessore Turano. Tutti i distretti produttivi che si sono candidati sono stati riconosciuti e il meccanismo del bando prevede una finestra che sarà aperta all'inizio di ogni anno, quindi anche per il prossimo anno io spero che ci saranno altri distretti che si candidano. Certo, è una svolta culturale, perché in Sicilia fare associazionismo, mettere assieme le imprese, dare loro una responsabilità è una cosa che non è mai riuscita, ahimè. Io penso che il distretto produttivo invece è uno strumento importante e il riconoscimento della regione è finalizzato a costruire un meccanismo di condivisione per le scelte strategiche che devono riguardare la valorizzazione dei prodotti e delle attività e delle imprese siciliane. Su questo sono contento di poter dire che ho apprezzato come alcuni prodotti siciliani stanno diventando conosciuti e riconosciuti nel mondo. Non a caso anche il distretto degli agrumi ha appena ricordato che se viene fatto un nuovo prodotto da parte della Coca-Cola è per come questo territorio, questo prodotto si presenta agli occhi delle multinazionali. Io lavoro perché la programmazione sia condivisa dal governo e dalle imprese. La consulta e il riconoscimento dei distretti è un meccanismo che sarà tenuto in considerazione, poi se il distretto dimostrerà la forza e la maturità di sapere coinvolgere l'intero territorio siciliano, può diventare anche uno strumento diretto per la gestione dei fondi.